Lo so, vi piace tantissimo questa tipologia di viaggio e quindi oggi ancora 5 oggetti o servizi, 5 cose utilissime ed economiche che ho provato e che non abbandono più e porto sempre nei miei viaggi. Sei già iscritto al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non lo sei ancora, poco male, ti puoi iscrivere direttamente con il pulsante rosso iscriviti che trovi qui sotto, ma mi raccomando, clicca anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai le notifiche e tutti gli avvisi quando pubblicherò un nuovo video. Da gennaio 2020 è anche possibile iscriversi a questo canale YouTube con una piccolissima cifra mensile che aiuta anche a sostenere il canale YouTube di Viaggio Vero e per questo ti ringrazio, grazie mille. Ma avrai una marea di vantaggi, tanti video in esclusiva per te, delle serie che di solito sono a pagamento per tutti gli altri, per gli abbonati sono e saranno sempre gratuite, la possibilità di essere in diretta una volta al mese, al giovedì sera alle ore 21, nella diretta di agire in sala con me come ospite, ma tanti altri vantaggi che ti elenco in un breve video che trovi qui sotto in descrizione. Partiamo in quarta con il primo oggetto, che però ne ho due modelli, te li voglio far vedere. Sono cuscini da viaggio. I cuscini, non quelli gonfiabili, santo Dio, quelli scordateli assolutamente. I cuscini memory foam che ti permettono di dormire in viaggio e di riposarti meglio. Come ti dicevo, ne ho due modelli, li ho qui con me, chiusi nella loro custodia dove li puoi mettere dentro in maniera semplice e facile e non occupano posti, sono belli, belli morbidosi. Due modelli della marca Odiem che ti farò vedere. Il primo è un modello classico, un modello di forma classica, questo l'ho già avuto diversi anni fa di altre marche e purtroppo l'ho dimenticato, scordato, perso ad un controllo aeroportuale a Muscat in Oman. L'ho lasciato lì praticamente. Comunque, questo ha una forma classica, come puoi vedere, ne trovi tanti in giro. Questo è veramente comodo, come ti ho detto, memory foam, quindi comodissimo, si lega così, poi si può stringere come si vuole. Ed è comodo per riposarsi, dormire. Insomma, questo è un cuscino di forma classica. Io mi trovo bene anche poi girandolo un po' così, girandolo un po' come mi pare, come sono più comodo al momento, a seconda che tenga la testa da una parte o dall'altra, però di base questo è molto personale. La qualità sta nella resistenza e nella comodità dell'oggetto stesso. Il secondo, sempre della marca Odiem, ha invece una forma ed è una tipologia, secondo me, molto originale. Questo qui che ti sembrerà molto simile, in realtà è diverso perché alla fine questa si indossa, qui c'è una parte, diciamo, di tipo velcro a cui attaccarci questo che ha una sua, diciamo, protezione che si toglie e poi lo si aggancia della misura che si vuole e diventa, non so, una sorta di sciarpa, una sorta di collare, insomma, poi uno se lo gira anche in questo caso come preferisce, ma si regola come se fosse una sorta di collare. È comodissimo. Questo lo sto amando alla follia, mi piace da morire, forse perché io sono una persona che ama molto avere il collo coperto, io porto sempre sciarpine, porto sempre quelle protezioni nel collo stile buff, insomma, questo in viaggio è diventato un accessorio per me utilissimo, fondamentale ed è super stracomodo. Mi evita la cervicale, mi evita problemi al collo, mi evita di sballonzolare a destra e a sinistra quando sono su un trasporto e voglio riposarmi. Che sia aereo, che sia treno, che sia auto, non è un problema. Dove voglio riposarmi, questo ha risolto il problema. Come ti dicevo, sono assolutamente validi entrambi, costano più o meno sui 20 euro. E entrambi, mi sono scordato di dirti, che sono sfoderabili e quindi l'esterno è assolutamente lavabile. Questo è una gran cosa anche per una questione igienica. Ma non è finita qui perché su questi cuscini ho una sorpresa. Ho un 10% di sconto da darti, li puoi acquistare su Amazon con i link che trovi qui sotto in descrizione. Cliccando su quei link già vedi nello spazio con scritto promozione che se vai a inserire, devi inserire il codice Viaggio Vero in fase di checkout, in fase di pagamento,
ti verrà scontato il 10% su questi cuscini, ma non solo su un cuscino, ne puoi acquistare anche 3, 4, tutti e due, oppure se vuoi fare dei regali ne acquisti due di un tipo, uno di un altro, oppure tre di un tipo, insomma il 10% verrà sommato, avrai il 10% di sconto su tutti i cuscini, per cui approfittane, ma ti ricordo che questo sconto del 10% lo puoi utilizzare una sola volta per un solo acquisto, per cui se ne vuoi acquistare più di uno fallo in un solo acquisto, perché altrimenti poi il codice non vale più. Seconda cosa utilissima in viaggio è un servizio, sto parlando di VPN, ne abbiamo già accennato in una diretta. Che cosa sono le VPN? Sono dei filtri, dei software, dei filtri, delle porte che tu metti fra te, fra i tuoi file, il tuo computer e la rete. Sono utili soprattutto quando sei in viaggio perché le wifi che trovi, bar, caffè, hotel, eccetera, eccetera, non sono sicure, non sono quasi mai sicure, sono dei colabrodo e i tuoi dati potrebbero essere in pericolo. Mettendo questo filtro tra voi e la rete, risolvete il problema e siete sicuri al 100%. Un'altra cosa molto simpatica che si può fare con le VPN è simulare di essere in un paese, di essere con il computer, navigare da un paese verso un altro paese. Che cosa vi può servire questo? Se siete all'estero, se siete in viaggio e avete acquistato dei servizi streaming, ad esempio, che non possono essere utilizzati in quel paese, simulando di essere in un altro, chiaramente li potrete utilizzare. Esempio ancora più pratico, in Italia utilizzate Sky Go, perché siete abbonati a Sky e quindi avete Sky Go sul tablet o sul telefono. Se siete all'estero non lo potete utilizzare, mi dispiace, ma se avete una VPN chiaramente simulerete di essere in Italia, prenderete un server in Italia, farete finta di essere con questo software in Italia e potrete vedere tutti i programmi di Sky Go come se foste nel divano o nel letto di casa vostra. Idem se avete acquistato dei servizi che sono validi per un paese e non per un altro. Se simulate poi di essere nel paese in cui sono validi, sono assolutamente guardabili e visualizzabili. Voi direte, ma è illegale? No, in realtà non lo è per il semplice fatto che voi lo state pagando quel servizio. È che siete fisicamente in un altro posto e per delle regole assurde e inutili non potete vederlo. Ma è completamente legale, lo potete fare assolutamente perché quel servizio lo state pagando. Vi dico da subito che non esistono VPN sicure, valide, certificate, che funzionano bene, gratuite. Mi dispiace. Ti consiglio tre servizi che ho provato e che sto utilizzando anche in questo periodo, che sono secondo me i tre migliori. Sono ExpressVPN, NordVPN e Surfshark. Sono tre VPN, una più buona dell'altra, io non ho mai trovato problemi né con una né con l'altra. A livello di recensioni forse la migliore, ma anche quella leggermente più costosa, è ExpressVPN, ma anche le altre vanno benissimo. Io la scelgo di anno in anno in base a seconda del costo che hanno, delle offerte che mi possono fare, eccetera. Puoi pagarli mensilmente se fai pochi viaggi all'anno e la vuoi avere solo in viaggio, per cui non so, prendi quel mese, lo paghi 8 euro, 9 euro e poi non lo rinnovi, oppure prendi pacchetti annuali che vanno a costare 4, 5, 6 euro al mese, pagamento unico annuale e quindi costa molto meno, o addirittura Surfshark fa un'offerta che non so se è ancora valida in questo periodo, vai a vedere, comunque poi torna valida sicuramente, di 2 anni ti costa poco meno di 2 euro al mese. Una cantata per un programmino, un servizio che veramente ti rende più sicuro al 100%, anche perché anche utilizzarlo a casa non è assolutamente una cattiva idea, per una questione di sicurezza dei nostri dati, sempre e comunque, anche da casa. Qualunque servizio VPN scegliate, voi potete installare questo tipo di VPN sia su tablet, smartphone e computer, quindi potete poi vedere qualsiasi cosa e si aggiornerà da uno all'altro dei vostri device senza problemi. Terzo oggetto che sto utilizzando da qualche mese e con cui mi sto trovando veramente bene è un portafoglio con protezione RFID. Quello che ho e che ti sto facendo vedere della Travando, costa 22 euro, un portafoglio che ne trovi tantissimi anche su Amazon, ti metto il link qui sotto. È un portafoglio con questo tipo di protezione. Che cosa significa? Che tutte le carte contactless non possono essere praticamente utilizzate. Come sai, la carta contactless può essere utilizzata con il solo passaggio, quindi
si fa presto a frodarti in qualche modo. Con questo tipo di portafogli, oppure si vendono anche delle carte che puoi mettere nel portafoglio che hai, però se acquisti un portafoglio di questo tipo ha la protezione all'interno. È un portafoglio super super comodo, ha un sacco di spazio per carte di credito in vari punti, questo di preciso può caricare fino a 10 carte, ha la molla per i soldi e ha anche lo spazio per la moneta. Quindi secondo me questo per 22 euro è stata una presa meravigliosa, marca Travando, perché a livello di recensioni era assolutamente valido. Quarto oggetto, un cavo, sì, un cavo, questo cavetto qui che io utilizzo per il mio caricabatterie dello smartphone, è un cavo senza caricabatteria, ho comprato solo il cavo per 6 euro e voi direte una spesa inutile. In realtà no, è un cavo molto molto più resistente dei cavi che ci sono nel, diciamo, in dotazione con i telefoni. Questo è un cavo USB USB-C, però poi ce ne sono di tantissimi modelli. È già il secondo che prendo, l'altro era USB micro USB, ma ora ho l'USB-C come carica sul Samsung S10, per cui ho acquistato questo. È molto più resistente. Inoltre, in questo modello della Rampow, però ce ne sono tantissime, ti metto il link qui sotto, una vale l'altra, però mi sto trovando molto bene con questa marca, hanno fatto delle piccole migliorie rispetto al cavo che avevo, ovvero hanno protetto anche questa parte, non so se la vedi, questa parte finale è protetta con questa ghiera di plastica, quindi anche piegandolo al massimo non avrà mai problemi, sia da una parte e anche nella parte con l'USB. Insomma, è un cavetto che voi dite non serve a niente, in realtà secondo me diventa utilissimo perché si può piegare molto molto molto, anche piegarlo in diciamo pieghe molto innaturali senza mai rovinarsi. Un cavo molto protetto, ce ne sono di diverse misure, come ti ho detto io ho preso quello da un metro, che per me basta e avanza, costa 6 euro, però ce ne sono fino a 3 metri. Ultimo consiglio, non è un oggetto ma un servizio, ti parlo di LastPass. LastPass è un servizio di gestione password. Se vuoi smettere di segnarti password a destra manca e di avere le password generate automaticamente con dei codici diversi, perché non si può avere una password per tutti i servizi e per tutte le cose, credimi, è rischiosissimo. Benissimo, LastPass è una delle cose più comode. In più salva tutto lui crittografato, non ti preoccupare, non ti ruba dati, non succede niente, è un'azienda certificata al 100% e ti fa i login automatici se salvi le password in LastPass. Puoi installare LastPass sia su computer ma anche tablet e smartphone e aggiornare uno con l'altro quando cambi password, aggiorni, ne aggiungi eccetera, si aggiornano tutti su tutte le piattaforme. In questo caso il costo è zero perché c'è un abbonamento a pagamento che costa 2,90 euro se non erro al mese, ma io ti consiglio quello gratis perché ci puoi fare già tutto, ci puoi salvare tutte le password che vuoi, ci puoi fare tante cose. Quello da 2,90 euro al mese ha molti servizi in più ma tanti non servono, quindi valuta tu. Intanto prendi l'account free, ti lascio il link qui sotto, è veramente free, lo sto utilizzando da mesi e mesi e mi sto trovando da Dio. E ti ricordo che per i cuscini della Audien c'è il 10% di sconto, mi raccomando, link qui sotto in descrizione, entra lì e inserisci il codice viaggio vero, è importante, 10%, ne puoi comprare anche 10 in una volta e avrai il 10% sul totale, quindi 10% di sconto. Ti ricordo il mondo viaggio vero, iscriviti completamente gratuito, trovi il link qui sotto in descrizione, ti mando anche la newsletter ogni 2-3 settimane con tutti i link ai video più belli e anche dei consigli di viaggio. Chiudo con i miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace, diventa fan, su Instagram mi trovi come @viaggiovero, ci sono anche le storie giornaliere, se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, ti ringrazio, e se non sei ancora iscritto, qui sotto trovi la faccia sorridente che è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra e clicca anche sulla campanella. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.